E a proposito, insomma, di natura, vedo un bel prato verde, una giornata splendida alle spalle di Paolo Renzetti, che saluto, che ritrovo. Sei oggi a Montesilvano, Paolo, per parlare di mobilità green, sostanzialmente, che è quella che hanno riscoperto molti di noi, molti abruzzesi, in relazione anche sia alla bella stagione che praticamente ci siamo, ma anche alle possibilità, agli incentivi che ci sono stati per la mobilità green, soprattutto sfruttando la ciclovia adriatica. Buon pomeriggio, Paolo. Eh sì, è proprio così, Jacopo. Un saluto a te, ai nostri telespettatori, un saluto e un ringraziamento al presidente dell'Ordine degli Architetti di Teramo, Raffaele Di Marcello. Buongiorno, Buongiorno e grazie. grazie per aver accolto il nostro invito. Tra l'altro, anche componente del Centro Studi della FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Allora, architetto, parliamo sempre più in questi mesi di mobilità sostenibile, di mobilità green, e d'altronde questa è un po' la conseguenza anche di quello che è accaduto con questa emergenza sanitaria. Sì, gli italiani hanno riscoperto la voglia di stare fuori casa, visto l'obbligo di questi mesi di essere rinchiusi, e la crisi del trasporto pubblico locale ha fatto sì che molte città italiane abbiano riscoperto la mobilità ciclistica come alternativa all'automobile e al mezzo pubblico, che purtroppo da qui ai prossimi mesi sicuramente entrerà in crisi perché non potrà trasportare la massa di gente che trasportava prima. Quindi riscoperta la bicicletta, infrastrutturazione viene chiamata di emergenza per le biciclette. Grandi città come Roma, Genova, Torino, Milano si stanno attivando, le nostre città un po' meno perché forse ci credono un po' meno. Io mi riallaccio a quello che lei ha detto proprio in conclusione di questo suo primo intervento, perché i dati dicono che l'Italia in Europa è agli ultimi posti per l'utilizzo delle biciclette, dei monopattini da parte dei cittadini. È così? Purtroppo è così e non pensiamo solo alla Danimarca o all'Olanda, ci sono nazioni come la Germania, ma anche la Francia, la Spagna, la Svizzera che utilizzano la bicicletta sia per gli spostamenti quotidiani che per incentivare un tipo di turismo che sia più sostenibile, destagionalizzato e soprattutto più attento ai territori nella loro totalità. L'Italia da qualche anno si è svegliata anche grazie all'intervento delle associazioni. Molto è stato fatto, ma molto ancora c'è da fare. Tra l'altro ci sono stati diversi studi che sono stati proposti anche dalla stessa FIAB nella nostra regione a Pescara, ma anche in altre città, che ovviamente chiedono sempre più piste ciclabili alle amministrazioni comunali, spazi sicuri per poter andare e muoversi con le biciclette. Certo, uno dei motivi per cui gli italiani non usano la bicicletta è l'insicurezza intrinseca nell'utilizzo del mezzo perché l'automobile la fa da padrona. È una questione culturale ma anche una questione di infrastrutture. Non è necessario sempre fare piste ciclabili, ma sicuramente creare città ciclabili, cioè a misura di pedone e di ciclista, dove si possa coesistere con i diversi tipi di trasporto. E questa è una questione culturale prima ancora che normativa. Jacopo, a te la linea per qualche domanda da studio, ovviamente. Assolutamente, innanzitutto buon pomeriggio a Raffaele Di Marcello, ben ritrovato. Di questo e della mobilità green abbiamo parlato anche qualche mese fa nel corso degli appuntamenti con Velo del giovedì sera. Io volevo chiederle dal punto di vista infrastrutturale, è vero che quello che magari avete alle spalle è una lingua di strada che è possibile transitare, però a livello infrastrutturale cosa manca ancora alla nostra regione e poi magari in generale all'Italia? Cioè, perché c'è così tanta resistenza da parte ovviamente della politica e delle amministrazioni? C'è così tanta resistenza perché si pensa che l'automobile sia l'unico mezzo possibile per utilizzare la città, quanto poi nei prossimi mesi ci accorgeremo come diventerà il mezzo meno efficiente perché tanti cittadini che utilizzavano il trasporto pubblico locale riprenderanno l'auto, intaseranno ancora di più le nostre città e quindi la velocità delle auto sarà sicuramente minore e ci sarà sempre più bisogno di parcheggi. Noi abbiamo il bike to cost, la pista ciclabile costiera, ma non può bastare questa, ogni città deve avere una rete di percorribilità ciclistica diffusa,
che non siano solo piste ciclabili, ma siano zone dove il ciclista possa pedanare anche in coesistenza con le automobili, ma in sicurezza. Altra considerazione, prendo spunto dalle sue parole, al di là della pista ciclabile, poi in realtà le nostre città sono bici compatibili, nel senso, perché poi bisogna avere anche la possibilità e l'interesse di prenderla, ma anche la sicurezza di utilizzare la bicicletta o un mezzo green in sicurezza. Quanto manca ancora alle nostre città per essere bici compatibili, mi passi il termine? Guarda, prendo in prestito una riflessione che non è la mia, che dice che se si pianificano le città per auto e traffico si avrà auto e traffico, se si pianificano per persone e per pedonalità si avranno persone, pedonalità e biciclette. È tutta una questione di pianificazione. Se diamo sempre la precedenza alle auto, ai parcheggi, alle corsie automobilistiche, non riusciremo mai a creare città a misura di pedone e di bicicletta. Bisogna fare delle scelte, è una questione culturale dei nostri politici e dei cittadini, ma i nostri politici debbono fare delle scelte, perché per dare spazio alle bici e ai pedoni bisogna toglierlo alle auto, e questo va pianificato. Dal punto di vista del cosiddetto bonus che è arrivato in questo mese, che riguarda biciclette non solo ma anche monopattini, che riscontri avete, che riscontri pensa che ci saranno? Avete già dei feedback positivi sotto questo punto di vista? C'è una grandissima richiesta, anche se è limitata alle città capoluogo di provincia, alle aree metropolitane, però c'è una grandissima richiesta. Il pericolo sarà che, comprata la bici, non ci sono gli spazi dove poter andare. Quindi buono il bonus mobilità, ma bisogna fare tutte quelle azioni affinché poi le biciclette possano essere usate in sicurezza dai cittadini, non solo per andare a spasso, ma per muoversi quotidianamente, per andare al lavoro, a scuola, a fare le incombenze quotidiane della vita. A proposito di questa, del fatto che il bonus sia circoscritto a chi, insomma, abita a città metropolitane o comunque sopra 50.000 abitanti, lo trova una misura un po' troppo restrittiva oppure no? Guardando le nostre realtà si sarebbe potuta ampliare, anche noi abbiamo una realtà costiera di una città diffusa lunga 131 km quasi, quindi anche se le singole amministrazioni non raggiungono il numero potevano usufruire. È stata una scelta fatta perché si pensa che le grosse città entreranno più in crisi col trasporto pubblico locale. Quindi una scelta politica che vedremo, insomma, quali risultati avrà, è comunque un primo passo verso un utilizzo più massivo della bicicletta. Paolo. Sì, in conclusione un'ultima considerazione con il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Teramo. In prospettiva potrà cambiare anche la cultura di noi italiani di iniziare davvero a privilegiare l'uso delle due ruote, ma anche delle gambe per muoversi soprattutto nei centri urbani? È anche soprattutto una questione di cultura. Certo, negli anni 70 e 90 c'erano le stesse problematiche che ci sono in Italia. Fu fatta una scelta strategica di costruire le piste ciclabili, il primo ministro dell'epoca disse costruiamo le ciclabili, i ciclisti poi arriveranno. Quindi lanciamo un appello alle nostre istituzioni, creiamo infrastrutture per la ciclabilità, gli italiani poi le utilizzeranno. E con questo auspicio possiamo chiudere qui il collegamento da Montesilvano. Grazie a Raffaele Di Marcello, Presidente dell'Ordine degli Architetti di Teramo, grazie per aver accolto il nostro invito. È tutto da Montesilvano, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Linea a te, Jacopo.